Eh sì, ragazzi, oggi parliamo di filosofia. Mi sono reso conto che sento questa esigenza, questo bisogno di dimostrarvi qual è il mio livello culturale parlandovi di filosofia. Non è vero, è il liquido che si chiama filosofia, il nuovo liquido di Angolo della Guancia in collaborazione con Antonio Filosa. Eravate spaventati, eh? Paura che parlassi realmente di filosofia. Avevate già fatto la disiscrizione al canale, vero? Quanti di voi? Ne ho già visti 4 o 5 che si sono disiscritti. Bravi, bravi. Scherzi a parte, ragazzi, oggi parliamo di un nuovo liquido di casa di Angolo della Guancia. Un nuovo tabaccoso, naturalmente. Una mistura questa volta. Anzi, oserei dire la prima mistura di questo genere, perché all'interno del liquido c'è Virginia orientale e Latakia. Tutto farebbe pensare ad una English mixture. Mi pare, se non ricordo male, che Angolo della Guancia avesse già fatto un'unica English mixture. Tutte le altre misture non mi pare avesse mai fatto una English mixture se non quella dei chiarificati. Chiarificati aveva proprio un liquido che si chiamava mistura inglese. Quindi questa invece non è una vera e propria mistura inglese, secondo me, ma è la prima mistura balcanica, più balcanica che inglese, di Angolo della Guancia. E forse era davvero una mistura che mancava, cioè una miscela balcanica forse mancava nel portafogli di prodotti di Angolo della Guancia. Il liquido, nonostante l'etichetta sia naturalmente unica e particolare perché è dedicata alla collaborazione con Antonio Filosa, che è l'ideatore della mistura, mentre il liquido naturalmente poi è prodotto da Angolo della Guancia. Come dicevo, l'etichetta è una serie particolare perché appunto nato da una collaborazione, ma fa parte della linea ultra filtrati a freddo. Quindi anche se non ha l'etichetta bianca classica con la scritta ultra filtrati a freddo, fa parte di quella famiglia lì, quindi della famosa linea di liquidi che non sporcano nulla, che ci fate 60 ml abbondanti con una sola resistenza. Garantito, perché provato sulla mia pelle. 60 ml con una sola resistenza. Anche se questo però, a differenza degli ultra che sono totalmente trasparenti, questo un po' ambrato è. Non so da che cosa sia data l'ambratura, però effettivamente un po' più colorato, un po' più giallino è rispetto agli ultra che invece io li ho provati tutti e tre, il Kentucky, il Cubano e l'Latakia, anzi anche l'Latakia Mint, quindi li ho provati tutti e quattro, e quelli erano proprio acqua, trasparenti. Questo invece un po' più giallino è. L'ho provato in 3 sistemi rigenerabili: atomizzatori che tirano un po' più fuori le note scure, atomizzatori che tirano fuori un po' più la parte di Virginia e atomizzatori che seccano un po' di più il sapore. E devo dire che con tutti e tre le tipologie di atomizzatori il liquido ha risposto presente alla grande. Si sentono benissimo tutte e tre le componenti, anche se il Virginia rimane un po' più sul fondo. Come ogni, per quello che ho detto, secondo me è più una mistura balcanica che una miscela inglese. Il grosso arriva dagli orientali e dalla Takia. L'affumicatura della Takia arriva proprio subito in botta, poi arriva la speziatura degli orientali, anche quello bello subito in botta, e poi solo sul fondo, per rendere un po' armonioso e rotondo il liquido, si percepisce l'utilizzo di questo Virginia, ma che non distinguete decisamente forte in bocca, o almeno io non l'ho distinto in tutti e tre gli atomizzatori in cui l'ho provato. Visto che è un ultra filtrato a freddo, vi faccio vedere anche quanto sporca la resistenza. Questa è la resistenza dopo 20 ml di utilizzo. Ragazzi, dopo 20 ml di liquido, questo è quanto è sporca la resistenza.
la mistura, che sia inglese o balcanica, soprattutto la mistura balcanica, a me piacciono moltissimo. Sono un amante di quel tipo di misture. La presenza della affumicatura, dell'incensato, insomma, vengono fuori e sono ben presenti, e in queste tipologie di misture io mi ci trovo proprio benissimo. Mi piacciono proprio tanto, tant'è che anch'io, non per togliere spazio ad Angolo della Guancia e ad Antonio Filosa, ma anch'io, se vi ricordate, nel mio video dove avevo creato le mie ricette che vi avevo regalato con i prodotti di Angolo della Guancia, all'interno c'erano proprio una mistura balcanica e una English mixture, proprio a rafforzare il concetto che queste misture, insomma, a me piacciono. E addirittura anche una mistura tra Latakia e Kentucky, che a maggior ragione è ancora qualcosa di ancora più fumoso, affumicato e terroso. Quindi diciamo che queste note dark, queste misture dark, scure, affumicate, fumose, insomma, a me piacciono. Quindi questo liquido non poteva non piacermi. Però diciamo che un piccolo dubbio mi è venuto, e mi è venuto sul concetto di filosofia e sulla presenza di Antonio Filosa, perché di base, insomma, non credo che Angolo della Guancia non fosse in grado da sola di creare una miscela balcanica. Quindi mi sono chiesto, in questo liquido dov'è la presenza di Antonio? Io conosco personalmente Antonio, ci siamo incontrati più volte nelle varie fiere, ci siamo sentiti anche molte volte telefonicamente, ed è una persona squisita, una persona con cui mi ci trovo bene a parlare, bene a chiacchierare, un compagnone, una persona sempre allegra che ti dà una carica veramente di energia positiva quando ci parli e quando lo incontri. È una persona che ti dà veramente buon umore, e questo tipo di persone nella mia vita di solito sono sempre molto apprezzate, perché io ho bisogno di persone che mi danno cariche positive, che mi danno cariche allegre, che mi danno cariche solari. Quindi torniamo al nostro interrogativo: che cosa ci ha messo Antonio Filosa in questo liquido? Beh, prendendo spunto proprio dal nome filosofia, ho pensato a qual è la filosofia di Antonio. Io Antonio, tutte le volte che l'ho incontrato, tutte le volte che ci ho parlato, Antonio ha sempre al collo, o sempre in mano, una kiwi. Stai a vedere che la parte di Antonio qui dentro è proprio quella della pod, dell'utilizzo del liquido nella pod. Ma non tanto perché il liquido possa essere utilizzato anche nella pod perché sporca poco, perché tutti i liquidi chiari possono essere utilizzati nelle pod, ma il concetto di far nascere il liquido proprio per la pod. A mio parere, tutti gli altri liquidi di casa Angolo della Guancia sono sempre nati per atomizzatori rigenerabili, tant'è che loro si occupano solo e quasi esclusivamente di tabacchi organici, e il tabacco organico chiama l'atomizzatore rigenerabile. Poi negli ultimi tempi hanno intrapreso anche loro la strada della filtrazione, della chiarificazione con gli H2O, con la distillazione, e con questi ultra invece con la filtrazione a freddo, per rendere i loro liquidi puliti e quindi anche per pod. Ma sono sempre liquidi che vengono da una matrice originale, una ricetta originale che era nata per i sistemi rigenerabili. Non c'era mai stata la realizzazione di un liquido partendo dalla pod, partendo dal sapore che deve avere nella pod. E quindi con questo dubbio che cosa ho fatto? Ho preso il liquido e l'ho caricato nella kiwi. Io non vi dico che nella kiwi il liquido è più buono, che svolta, perché il liquido è strabuono anche nel FEV, dove l'ho utilizzato tantissimo. Il liquido è strabuono anche qui, però secondo me è nato qui, è stato studiato, realizzato e testato qui. Che poi venga fuori bene anche in un atomizzatore rigenerabile è un effetto collaterale, ma secondo me questo liquido è nato per venire fuori qui. Quindi se volete apprezzarne il reale sapore così come Antonio lo ha pensato, secondo me dovete provarlo in kiwi. In pod tutto diventa più flat, naturalmente non avete quegli spigoli aromatici che vi può regalare un atomizzatore rigenerabile,
ma secondo me l'idea è proprio quella: rendere un sapore flat, armonioso, rotondo, che diventa un corpo unico, come se fosse un tabacco unico. Le parti spigolose degli orientali della tachia si ammorbidiscono molto, si arrotondano e si incastrano alla perfezione uno con l'altro. Viene fuori un sapore unico, tondo, ma che è tanta roba per chi vuole smettere di fumare, per chi fuma e anche per chi vuole ricercare e ritrovare in alcuni momenti della giornata, come il caffè, il pranzo, un sapore che in bocca non sia invasivo, perché questo non è assolutamente invasivo in bocca. È armonioso, è rotondo, è buono, ma non è invasivo, non è un sapore spigoloso. E secondo me è questo il pizzico di passione in più che Angolo della Guancia ha cercato in Antonio: la possibilità di realizzare da zero un liquido creato apposta per dei dispositivi pod, che poi sia anche buonissimo negli atomizzatori rigenerabili, ma che di base nasce per appagare un sapore, per creare un'intensità unica, un sapore unico all'interno di dispositivi come questo. Perché questa accoppiata, ragazzi, mi sa che diventerà una delle mie preferite in assoluto. Complimenti ad Antonio e complimenti ad Angolo della Guancia. Magari questa recensione è completamente farlocca perché non c'entra niente, probabilmente è stato pensato il liquido con un altro scopo, il contrario totale di quello che ho detto io, probabilmente la ricetta l'ha fatta Antonio con l'idea di farlo apprezzare negli atomizzatori rigenerabili e io quindi ho detto un sacco di castronerie. Spero di no, però io l'ho pensata così, io ci ho messo un po' di filosofia. Questo è tutto per il video di oggi, ragazzi. Ringrazio Angolo della Guancia e Antonio Filosa per avermi fatto provare il prodotto. Complimentoni, ragazzi, avete fatto un gran bel colpo. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e buona vita a tutti.